Abbiamo visto il caso Scommesse, quindi una vicenda che vede coinvolto il calcio ancora una volta in una bufera mediatica che francamente ci ne avremmo anche fatto a meno. Ma questo viene soltanto pochi mesi dopo rispetto a quello che è stato un caso, quello del caso Plusvalenze, che ahimè, hai visto, anzi, ahi noi, ha visto coinvolta ancora la Juventus. Ecco, in questi giorni però si sta paventando un'ipotesi, ma non è che questa ennesima polemica possa finalmente portare a un cambiamento grosso e quindi in che senso? Nel senso nel rivedere un po' questo regolamento sportivo, questa legge sportiva, perché poi è chiaro che, faccio un esempio, prendiamo ad esempio l'articolo 24, forse ne parlavamo qualche giorno fa io e tu, articolo 24, chi colpisce? Chi fa scommesse sul Certo. calcio, bla bla bla, ma anche si parla di omessa denuncia. E infatti ieri ti facevo l'esempio: metti Rabiot che vede Fagioli che scommette su una partita del campionato francese, tu pensi che va a denunciare una roba del genere? Ecco, questa è l'ennesima prova che questo codice di giustizia sportiva è stato scritto male, secondo me. Questo, Certo. ma per tante altre Come cose. tante altre cose, bravo. Come tante altre cose. Ecco, secondo te questo potrebbe essere lo spunto per cambiare qualcosa? Perché evidentemente siamo arrivati a un punto in cui sembra quasi necessario. Ma sicuramente è il momento di cambiare qualcosa, secondo me, da riformare un po' il tutto, anche a livello di organi della FIGC, a livello legislativo, della giustizia sportiva e tutto quello che ne concerne. Il problema è la domanda che io mi sono fatto più di una volta: in che modo, anche se domani cambia tutto, no? Faccio un esempio: Gravina si dimette, cambia quello, cambia quell'altro, riguardano le leggi, i regolamenti e tutto. Si riparte, si ferma il campionato, cosa che non succederà mai, ma metti per assurdo. Si ferma tutto, viene riformato tutto e riparte il prossimo anno un nuovo campionato apparentemente pulito. Te la faccio a te la domanda: come lo riguarderesti il campionato dopo che è successo tutto questo? Lo riguarderesti con la stessa fiducia come se non fosse mai successo nulla? O ci avresti sempre l'occhio, saresti sempre guardingo da determinate situazioni, perché ormai quando ti fanno vedere certe cose, secondo me è difficile cambiare un po', no? Sì, però dall'altro lato ti dico, lo stesso pensiero lo Certo. può fare uno che dice, vabbè, non è cambiato nulla, ogni anno c'è una polemica Certo. ma non cambia Certo. niente. Cioè Assolutamente. io obiettivamente lo guardo più ora in modo guardingo, come dici tu, cioè in maniera un po' più sospetta che non di fronte a un eventuale cambiamento. Se invece qualcuno si prendesse la responsabilità di dire, signori, ci siamo resi conto che negli ultimi anni abbiamo fatto danni, ci siamo resi conto che questa giustizia sportiva non funziona perché abbiamo rovinato un campionato lo scorso anno, a fronte di una situazione che ancora è un punto interrogativo, perché ancora il caso Plusvalenza è stato chiuso da un punto di vista sportivo, ma da un punto di vista ordinario siamo ancora all'alba di quello che potrebbe Sì, essere un processo assolutamente. che ancora non si sa nulla. Ecco, per questo io dico, per esempio, io molto spesso mi batto sulla questione giustizia sportiva come tempistiche, cioè tempistiche troppo rapide per tutelare lo svolgimento di un campionato e soprattutto la credibilità di un campionato. Ma molto spesso mi faccio la domanda: ma l'anno scorso è stato applicato questo concetto? Ma che credibilità ha avuto quel campionato lo scorso anno? Non sarebbe Nessuna. stato meglio indagare per bene e applicare il tutto a distanza di anni nel campionato corrente? Poi, per esempio, io ti faccio un'altra domanda, vediamo se sei d'accordo con me. Io ho sempre pensato che alla società bisogna dare delle pene in quanto aziende, solo da un punto di vista economico. Cioè, in che senso? Assolutamente. Applicare punti di penalizzazione, io l'ho sempre visto una roba che non ha senso, perché se la società commette degli illeciti da un punto di vista proprio di bilancio, quindi plusvalenze, acquisti e Certo, quant'altro, e lo fa nel 2020, cosa c'entra che tu levi punti nel 2015? Io ritengo più opportuno, piuttosto che fare quella buffonata di fine anno dei 700.000 euro, dai una maxi multa di 50 milioni, o sei la Juventus di 100, se sei squadra solida e riparti, se no rischi fallimento. Ma quelli sono cavoli tuoi. Ma applicare punti, fare queste no, robe qui, a no, no, no. me sempre sembrata una roba folle. Non so che ne pensi tu. No, sono d'accordo con te. E poi dai, il discorso dei punti, anche lì, anche se proprio vuoi per forza togliere i punti, prima, come hai detto te, vai in fondo, non fare, te ne tolgo 15, poi te li ridò, poi te ne tolgo 10, poi, cioè, è una roba fuori, fuori, fuori completamente, cioè, È inutile.
è davvero, io l'ho sempre pensata una però cosa, hai detto una cosa giusta, le tempistiche della giustizia sportiva sono celerissime, no? Son velocissimi, sì. I tempi, però quelli della giustizia ordinaria sono troppo lunghi, qui in questo spazio temporale che si crea è lì che secondo me è il tarlo, no? Perché quando che succede? Corona dice Zaniolo e Tonali, lui esce, no? Con questi nomi, e mezz'ora dopo gli inquirenti vanno a Coverciano, quello è stato possibile semplicemente per le tempistiche troppo lente della giustizia, cioè di un'indagine, e ovviamente oltre a quello sicuramente qualcosa dall'interno a Fabrizio Corona gli è arrivato, perché santi Dio, come fai a sapere quei nomi se te li sei inventati? Ora te li inventi e becchi quei due, allora non vuol dire che è il 40% di scommette, ma è il 90% di scommette, allora sai che dove tiri tiri, però qualcuno peschi, no? Sul fatto di Corona che sia parzialmente informato io sono assolutamente sicuro, cioè, per forza da quel punto di vista non ci sono dubbi. Ecco, tornando un attimo al discorso legato ai grossi cambiamenti, molto spesso si fa quasi sempre il nome della figura principale, quindi Gravina. Ecco, secondo te è il caso che lui possa fare un passo indietro oggi come oggi, soprattutto in virtù di tante situazioni? Per esempio, poco se ne parla, ma oggi l'Italia non è così sicura di andare all'Europeo, anche in virtù di quello che è successo con Mancini, perché Mancini è un anno che è in rotta con lui, con tutto lo staff e quant'altro, ma si sono persi dei punti secondo me anche per questo. Ricordiamoci che Mancini non è riuscito ad andare al mondiale, già, quindi già aveva una grossa pecca. Ecco, secondo te lui dovrebbe essere la figura che paga più degli altri e ci mette più la faccia, oppure sarà al solito tarallucci e vino e via? Per me dovrebbe essere, come hai appena detto te, Gravina è il primo che lui dovrebbe dimettersi, poi sappiamo tutti che se lo voleva fare l'avrebbe già fatto, perché già dopo il discorso Mancini l'avrebbe dovuto fare, già dopo il discorso anche non qualificazione mondiale, ci sono tanti momenti, no, chiave in cui avrebbe fatto più bella figura a dare le dimissioni. Questa è l'ennesima, ma nulla mi fa pensare che le dia lui spontaneamente, non lo so quello che dovrà succedere per far sì che, io credo che se poi non si va nemmeno agli europei, penso sia inevitabile. Siamo a livello proprio del dramma, però sportivo, a quel punto. Se non vai per due volte di fila ai mondiali, non ti fai neanche gli europei dopo aver vinto quello precedente, che secondo me è stato vinto per fortuito, quello europeo. Però comunque sarebbe l'ennesima brutta figura, perché un conto è non vincerlo la seconda volta consecutiva, un conto è addirittura non entrare. Tra l'altro, posso anche un minimo capire quando tu non entri ai mondiali, anche se in realtà non riesco a capirlo perché l'Italia... Sembri quasi la Grecia, no? Ti ricordi la Grecia? Esatto. Cioè, però l'europeo ci sono veramente... è troppo facile entrare e invece sono stati persi punti clamorosi e soprattutto è ancora una volta una scelta scellerata. Va bene, Ale, io che dire, intanto ti ringrazio per l'ospitata e ovviamente ricordo sempre gli amici, soltanto che qua sotto c'è la sezione dedicata ai commenti per dirci la vostra in merito a tutti questi argomenti, ma vi ricordo anche che qui in descrizione c'è il suo canale, quindi mi raccomando, andate qui sotto, vi iscrivete, seguite i suoi contenuti perché sono sempre molto interessanti. E che dire, Ale, io ti ringrazio davvero di questa chiacchierata. Io ringrazio te perché mi ha fatto piacere, lo sai, no? Visto che ogni tanto sei già passato nelle mie live, quindi siamo sempre trovati bene, quindi ti ringrazio per l'invito e ci vediamo alla prossima. E ci vediamo alla prossima con un nuovo appuntamento su FCM New Sport.